benvenuti amici, un saluto da Luigi Duchi. Guardate che bestia che mi hanno inviato oggi. Mob Boy mi ha inviato un tapirulan, forse perché mi ha visto veramente ingrassato come un maiale e quindi ha detto: ma se non ti metti in forma è inutile che poi dopo ci sponsorizzi gli smartwatch sportivi. Non puoi in queste condizioni, figliolo mio, datti una regolata, fai un po' di sport. Ebbene sì, sono lontanissimi purtroppo i tempi che andavo fuori e correvo come un matto, ero arrivato a fare anche 20 km in meno di 2 ore qualche anno fa. Adesso è già tanto se riesco a correre verso il frigorifero, e quindi giustamente hanno visto bene di mandarmi qualcosina per rimettermi in forma e hanno deciso di mandarmi questo fantastico tapirulan treadmill, come si chiama in casa Mob Boy, e un tapirulan smart, delle casse bluetooth all'interno, comandi touch. Ma adesso lo andiamo ad aprire subito, andiamo a vedere cosa c'è dentro, lo mettiamo in opera e credo che lo terrò volentierissimo in casa. Magari riesco a buttare giù un po' di pancia, che negli ultimi anni con questa pandemia poi dopo è diventata veramente una cosa ignobile, amici, ignobile. Bene amici, andiamo ad aprire subito la scatola, guardiamo un po' questo animale enorme veramente. Ecco qua in tutta la sua interezza, montato il tapirulan. Ho messo il mio smartphone, anzi uno smartphone, sul gimbal in modo da poter girare intorno al tapirulan e quindi andare a scoprire tutti i vari dettagli. Innanzitutto troviamo un porta smartphone, uno stand per lo smartphone da utilizzare durante l'allenamento per tenere il proprio telefono in piena sicurezza senza che esso cada appunto durante la corsa. Sotto abbiamo un display touch con la quale potremo avviare o stoppare la sessione sportiva aumentando e diminuendo la velocità tramite questi due pulsanti. Qua sotto abbiamo anche la corda che ci permetterà di interrompere l'allenamento. Questa pratica clip andrà attaccata eventualmente al pantaloncino sportivo, in modo che se perdiamo equilibrio e cadiamo, lui spegnerà in automatico il tapirulan e quindi in piena sicurezza ci impedirà di farci del dolore più di quanto non ci abbia già causato l'eventuale caduta. Qua giù troviamo un display che ci permetterà di vedere il tempo di allenamento, i chilometri orari in tempo reale, i chilometri percorsi e anche le calorie bruciate. E a fianco invece troviamo un simpaticissimo speaker Bluetooth che ci permetterà, mediante il collegamento del proprio smartphone, di ascoltare la musica. Speaker che ho trovato con dei bassi non molto prestanti, ma degli alti molto pronunciati, probabilmente anche per coprire il rumore del tapirulan durante la sessione di allenamento. Quindi diciamo che non è uno speaker high-end, ma che comunque permette di ascoltare la musica molto gradevolmente durante la sessione sportiva. Sentiamo il nostro caro amico Vincenzo cosa dice mentre ascoltiamo l'audio del tapirulan. Sicuramente nel video non renderà al massimo la qualità audio del tapirulan, ma comunque rende l'idea, il volume, per farvi capire che è un audio comunque ragguardevole per una fase di allenamento. Guardate come avvita Vincenzo, guardate! Ecco, qua sul fianco invece abbiamo anche il pulsante di accensione con il relativo cavo di alimentazione. Questa leva invece serve eventualmente per andare ad abbassare questi, diciamo, montanti, rendere il tapirulan senza basi, senza montanti intorno, quindi una piattaforma piatta. In quel caso si potrà abilitare solo la modalità walking, che permette di utilizzare il tapirulan con una velocità massima di 4 km orari, quindi potrete tranquillamente camminare senza avere, diciamo, di intralcio i montanti qua sopra. Diciamo che è una funzione che non l'ho trovata particolarmente utile, perché anche quando il tapirulan è montato nella sua interezza si può comunque impostare la velocità a 4 km orari e quindi camminare tranquillamente anche con i montanti impostati. Ecco, saliamo sopra, facciamo partire, ecco qua. Partirà sempre ad una velocità di 1 km orario e potremo partire e aumentare
la velocità che ovviamente aumenta di 0,1 km/h ogni volta. La distanza per ora è sempre zero perché non ho compiuto neanche un chilometro, non ho percorso neanche un chilometro. Le calorie ovviamente ancora a zero. In automatico riconoscerà quando sarete sul tapirulan e inizierà a conteggiare i chilometri percorsi e le calorie e soprattutto il tempo di percorrenza. Come vi dicevo, se per caso si stacca questo, il tapirulan si ferma immediatamente. Se andrete a reinserirlo, ovviamente il tapirulan comunque necessiterà di essere premuto nuovamente start per iniziare la sessione di allenamento. A corredare il tutto abbiamo anche questo simpatico telecomando che ci permetterà di accendere e spegnere il tapirulan e aumentare anche la velocità, quindi comodamente potremo aumentare la velocità anche dal telecomando oppure fare qualche scherzo a qualcuno che si sta allenando e mentre sta correndo mettergli la velocità a 12 e farlo schiantare sulla ringhiera che abbiamo qua dietro. Dai, sto ovviamente scherzando. Comunque il telecomando è molto pratico e con questo si può anche interrompere l'allenamento in qualsiasi momento, quindi si può anche tenere in mano durante la sessione di corsa. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, troverete il nostro blog, spuntate la campanella su YouTube in modo da essere notificati ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e non mi rimane che salutarvi, ci vediamo alla prossima, ciao!